Grazie Presidente. Allora, con questa mozione si affrontano le problematiche e le criticità da superare per la corretta gestione del patrimonio documentale capitolino e si sottolinea la necessità di un censimento, del riordino e della corretta archiviazione di questo patrimonio e quindi anche della gestione dell'archivio corrente. La finalità della mozione è quella di garantire trasparenza, accessibilità e fruizione del patrimonio documentale, sia da parte, dei cittadini che da parte dell'amministrazione. Non soltanto naturalmente del patrimonio storico, cioè quello risalente dei 40 anni, ma anche quello di deposito e di quello corrente, sia in formato analogico che in formato digitale. Bisogna ricordare infatti che il documento mantiene la sua validità giuridica nel tempo, attestando e testimoniando la validità dei diritti dei cittadini e per questo l'archivio è uno strumento di democrazia. Abbiamo rilevato le criticità che l'amministrazione si trascina da decenni, una gestione che non corrisponde a nessun criterio archivistico, almeno dal 1970, mentre i documenti sono accatastati in più di 130 posti e luoghi diversi, perché il sito dove risiede l'archivio storico ormai dal 1930 non è più in grado di acquisire nuovi documenti, manca lo spazio. E quindi con questo atto si ricorda anche il convegno organizzato da me, intitolato Archivi in Comune, un progetto per i cittadini nel 2018, a cui parteciparono sia la soprintendente archivistica e bibliografica del Lazio, Dipartimento di Scienze Documentarie dell'Università di Roma La Sapienza, sia l'Associazione Nazionale Archivisti Italiani e per Roma Capitale la Soprintendenza Capitale nell'archivio storico capitolino. Da lì ha preso avvio un percorso di riorganizzazione della gestione del patrimonio che ha fatto sì che la soprintendenza di Stato stanziasse 50.000 euro come prima tranche di un contributo che va appunto a finanziare il censimento, un lavoro prodromico che viene svolto con il coordinamento appunto della soprintendenza di Stato come la norma prevede. Ma questo lavoro di censimento è solo una prima tappa, perché bisogna assicurare anche la corretta conservazione e il corretto ordinamento per renderlo fruibile, appunto, il patrimonio documentale. E ho coinvolto in questo lavoro la Commissione Pari Opportunità e mi sento ancora una volta, già l'ho fatto stamattina, e mi sento ancora una volta di ringraziare tutti i membri della Commissione per l'interesse e la pazienza con cui hanno seguito l'illustrazione di questa indagine, di questo lavoro, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tecnico, ma in occasione della commissione, l'ultima svoltasi il 27 aprile, abbiamo potuto puntualizzare quanto necessario per avviare una coerente e efficiente governance dei flussi documentali. Per questo si richiede con questa mozione un ripensamento di tutta l'amministrazione, scusate, della struttura dell'amministrazione capitolina che deve andare a occuparsi del patrimonio, quindi una organizzazione in un'unica area organizzativa omogenea, di nominare dei responsabili per la gestione del patrimonio e dei flussi documentali, una redazione di un piano di conservazione, una redazione di manuali e quindi la restituzione all'archivio storico capitolino e parlo di restituzione di tutte quelle prerogative che lo mettano nelle condizioni di poter gestire e coordinare questo immane lavoro con il coordinamento, scusate, con naturalmente il coinvolgimento di altre strutture capitoline come la scuola di formazione, il Dipartimento della Conservazione Digitale e così via. Questo dà e non ultimo l'analisi ovviamente dell'impatto, la modalità e dei tempi e la stima delle risorse economiche, ma anche l'individuazione di un luogo idoneo e adatto, scelto con criteri ovviamente scientifici, per ospitare questo enorme, enorme patrimonio che vanta Roma Capitale. Questo è un processo, ripeto, di trasparenza e di democrazia, è una sfida enorme che stiamo lanciando e che credo questa amministrazione abbia tutte le capacità e tutto l'entusiasmo per raccogliere. Quindi io
Ripeto, ringrazio ancora una volta la Commissione Pari Opportunità per quanto ha seguito questi lavori e consegno all'Aula il voto pregando di approvare la mozione. Grazie.